Ciao ragazzi, come state? Finalmente ho qualche giorno di ferie e quindi ho preso l'occasione per andare 2 giorni a Verona. Quindi qua abbiamo un po' di acquisti che ho fatto in questi 2 giorni. Il primo giorno siamo stati al centro commerciale di Geo, lì a Verona, dove c'è appunto Primark. E poi siamo stati a Gardaland. Ed infine siamo andati in centro a Verona e poi siamo tornati a casa, quindi una cosa molto rapida, insomma, 2 giorni. E vi mostro quindi gli acquisti che ho fatto. Quindi qualcosa da Prima che troveremo qua a sinistra, qualcosa ovviamente al Disney Store e qualcosa da Tiger, ovviamente. Allora, iniziamo da Primark. Purtroppo Primark c'è in troppi pochi posti italiani, secondo me. Al momento so solo che c'è quello a Verona e quello ad Arese, se non ricordo male, all'Orio Center. Però Arese è un po' troppo lontano per me, Verona non è che sia proprio vicino. Magari ne facessero uno a Venezia, insomma, qualcosa più vicino a me. Però vabbè, sono rimasta un po' delusa perché dalle foto che vedevo in internet c'erano tantissime cose bellissime, invece io non ho trovato granché. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso questa tazza dell'asino di Winnie the Pooh, che per mia sorella. Mia sorella gli piace tantissimo questo asino, è troppo carina. E questa l'ho pagata a 7 euro. Devo dire che Primark ha dei prezzi veramente ottimi. È molto molto carina. Poi ho trovato questo set di orecchini a soli 2 euro. Sono 6 paia di orecchini. Mi pare, 106, andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì, esatto. Li ho presi soprattutto perché mi piacevano tantissimo queste roselline, le Stradoro, e 2 euro è un prezzo fantastico, cioè sono bellissime, mi piacciono tanto tanto tanto. Poi ho trovato questo set di bellezza, diciamo, a 1,50 euro, pulizia, esfoliazione e idratazione. E guardate che immagini super kawaii, super pucciose che non so, cioè bellissimo, bellissimo, K-pop. Ed è un'azienda appunto del sud della Corea. Cioè troppo carino. Poi ho preso questi elastici per capelli con cui mi trovo molto molto bene. Ce ne sono 12 a 1,50 euro e basta. Cioè è un prezzaccio, ragazzi. Ora li proverò, vedrò se effettivamente tengono, perché non tutti tengono. E in caso se tengono, dirò a qualcuno di prendermene un bel pacco, perché cioè, è un prezzaccio veramente. Poi cos'altro ho acquistato? Ah sì, ho preso questo. Quanti di voi se li ricordano questi che erano delle caramelle? Ah, questo qua è quello di Yoshi. C'è il mio ragazzo che gli piace tanto Yoshi, quindi le ho prese per lui. E anche questo mi pare di averlo pagato sull'1,50 euro, quindi veramente pochissimo. È originale della Nintendo e c'è una cartuccia di caramelline. C'erano tutti i personaggi della Warner Bros. A me non piacciono tanto e quindi ho preso solo per lui. Poi ho trovato questi, cioè anche questi 1,50 euro. Sono 8 timbrini a pennarello. Adesso andiamo a vederli insieme. Allora, come si apre? Ah, qua si spacca tutto, ok. Credo. No, no, non si spacca tutto. Bugia. Bisogna togliere questo scotch qua. E poi si sfila. Ok, perfetto, ce l'ho fatta. Proviamoli un attimo insieme. Cioè, 1,50 euro, ragazzi. Prendo il mio classico fogliettino. Allora, c'è il giallo fluo che è il sole. E fanno anche bene, cioè, guardate che carino. Oddio, li adoro già. Poi abbiamo il verde fluo che fa lo smile. Bellissimo. Poi arancione con le stelline.
veramente infatti benissimo. Poi abbiamo questo fiorellino, no, questo qua lo fa un po' così, non lo fa proprio benissimo, vediamo. Ok, tipo stile hawaiano, mi ricorda. Abbiamo il nero con la zampetta. Poi c'è l'azzurro con la faccia triste. Abbiamo il fucsia con il cuoricino. Fucsia, mi sembra più un rosa fluo. Ed infine c'è il rosso con il punto esclamativo. Che bello! E il tutto per 1,50 euro. Cioè, rendetevi conto che prezzo, cioè, sono praticamente regalati, insomma. Con questa poi mo' di borsettina, cioè è bellissima. Ma non è finita qua. Poi ho trovato questa, è sempre della stessa marca di queste di prima, la PS. Sarà Primark, non lo so. Insomma, questa è una spugna a forma di arcobaleno. Anche questa solo 1,50 euro. È bellissima, ma ragazzi, chi è che la usa come spugna questa? Cioè, io me la tengo qua in scrivania perché è bellissima. C'erano anche le spugne, quella, avete presente quelle a rete? A forma di cono gelato. Cioè, incredibile, bellissimo, bellissimo, bellissimo. E l'ultima cosa che ho acquistato, sperate che spostiamo perché sennò non mi sta più niente qua, aiuto. Allora, guardate che bello che è questo. Allora, ci sono 100 fogli in tipo to-do list, quindi abbiamo dei cuoricini super organized, quindi super organizzazione, con tanto di penna e questa parte qui che è anche magnetica, quindi la si può attaccare benissimo al frigo o in qualsiasi altra parte, e anche questo ha solo 1,50 euro. Cioè, e c'era solo questa fantasia qua, perché se no ne avrei preso tipo 2-3, anche magari per fare qualche regalo, perché dai ragazzi, è un prezzaccio e sono bellissimi. Cioè, sono veramente rimasta molto molto colpita. Mi aspettavo di trovare tante più cose della Disney, onestamente, perché almeno dai siti che vedevo su Facebook c'era tante cose della Disney, ma forse più ad Arese piuttosto che Verona. E quindi sono rimasta un attimino delusa da questo. Peccato, perché avrei speso lì dentro, avrei comprato tantissimo. Avevo anche risparmiato, a dire il vero, però a quanto pare è andata storta. Cioè, nel senso, per il mio portafoglio sicuramente ringrazia, però vabbè, peccato. Ok, ora passiamo a Tiger. Sono cose che avete anche già visto, che ho acquistato perché mi piacevano troppo. Tipo ad esempio, vi ricordate i portachiavi che ho realizzato? Ad esempio, questo è uno di quelli che ho realizzato, la libellula, che carina che è. Ho preso un'altra coccinella, visto che quella che ho realizzato la regalerò con il giveaway. Poi ho trovato il gattino, la rana e la lucertola. Quindi voglio provare a realizzare tutti quanti, perché sono veramente troppo carini e mi piacciono tantissimo. Poi ho preso questi sticky memos, ce ne sono 10 colori per 30 foglietti per colore, e costano pochissimo, perché mi pare di averli pagati a 1 euro, e sono utilissimi perché questi qua si usano ovunque, quindi ottimo, anche se ce li avevo già, però li ho acquistati lo stesso. Poi ho preso questi, ragazzi, questo mi ricorda tantissimo la mia infanzia. Io avevo quello bello grande con una sirena e il tritone. Quanti ricordi, e quando l'ho visto ho detto no, devo assolutissimamente prenderlo, e ora voglio farvelo vedere come funziona, magari i più giovani non lo conoscono, ma sicuramente quelli della mia età lo conoscono. Ora vado a metterci l'acqua dentro e vi mostro come funziona. Eccomi qua, allora ho messo l'acqua dentro, come vedete. L'obiettivo è quello di riuscire a mettere le palline
nei vari fessure qua. Quindi abbiamo un punto, due punti e tre punti. Schiacciando appunto queste si creerà appunto dell'aria all'interno che farà muovere le palline. Ok, vedete la verde è andata giusta. Chiaramente sì, costa un euro, quindi potete capire quanto fatto bene sia, insomma, è proprio un giochino. Infatti sta perdendo anche acqua, mi pare, fantastico. Però sì, quello che avevo io era super bellissimo, infatti mi sa che si è già rotto il pulsante. Ok, lasciamo stare, si è già rotto. Ok, allora ragazzi, forse è meglio che non l'acquistate, evitate. Quindi lasciamolo in parte, va, prima che si allaghi tutto. Infatti, bagnato un po' qua. Infatti, facciamo finta di niente. Poi, allora, vi avevo detto che non ne avrei più acquistato, ma come si può non prendere queste bellezze? Cioè, non sono stupendi? Hanno forme diverse rispetto a quella classica, quindi non ho resistito e li ho acquistati. Questa volta all'interno si può trovare una stella marina, un granchio o un delfino. Io spero onestamente di trovare il granchio almeno e il delfino. Oddio, mi piacciono tutti e tre, però almeno il granchio, quindi speriamo, incrociamo le dita. E sono bellissimi, mamma mia. Cioè, li stra-adoro. E questo è quello che ho acquistato appunto da Tiger. Allora, spostiamo e ora vi faccio vedere quello che ho preso al Disney Store. Allora, ovviamente ho preso anche questa borsa bellissima plastificata di Topolino e Minnie. Poi ho acquistato questo cuscino. Guardate quanto è bello, con Minnie e Topolino che sono sposati, con la data qua in alto 2018, per l'anniversario di matrimonio dei miei nonni, visto che ormai i nonni hanno praticamente tutto e regalare sempre piante mi sembrava eccessivo. Ho visto questo cuscino, mi è piaciuto tanto e quindi ho deciso di regalargli questo. Spero che piaccia anche a loro, io lo trovo veramente bellissimo, proprio da appoggiare magari sul letto. Poi ho acquistato queste, ve le tiro fuori tutte, così una, due e uno, tre. Erano super scontate al 50% e sono le Disney Emoji. Questa è la serie 2, io avevo già acquistato qualcosa della serie 1. Ci sono tre versioni, quindi abbiamo queste con i balloon. All'interno ce ne sono due. E ho preso questi colori bellissimi, quindi il giallo, questo verde menta e questo fucsia scuro. E qua non si sa che cosa si trova. Il pezzo è di 3,50 euro, alla metà, quindi 1,70 euro. Li ho pagati l'uno. Poi questo qui è il kit con 4 che si vedono già. Quindi abbiamo Belle, Mushu, l'alieno di Toy Story e Paperino, che tra l'altro Paperino è glitterato. Più ci sarà una surprise all'interno, un emoji che non si capisce, infatti no, non riesce neanche a sbirciare, vedete? È bella nascosta. E poi vabbè, farò un video a parte dove apriremo tutto e scopriremo tutto e vedremo tutti i vari personaggi. E poi c'è il mega pacco, che è questo, fatto proprio a telefonino, iPhone. Qui abbiamo già due personaggi, quindi Minou e Bambi. Chat Collection, perché all'interno si possono posizionare proprio i balloon per creare proprio un WhatsApp, un messaggio. Qui vedete c'è anche il tastino classico. La scatola è bellissima con tutte le emoji Walt Disney, quindi abbiamo Rapunzel, questo non mi ricordo, quello di Cars, Bambi, Paperina, Peter Pan, Gioia, insomma veramente bellissimo. Guardate anche qua che bello. E anche questo è scontato al 50, quindi questo l'ho pagato 5,70 euro, questo 3,50 euro e questi 1,70 euro, quindi veramente un ottimo prezzo e non vedo l'ora di scoprire cosa troveremo all'interno, quindi farò un video a parte. E per finire
pioggia di Tsum Tsum. Mi pare basta. Li avevo visti sul sito della Disney. Proprio adesso mi pare ci sia un'anteprima dei saldi. Volevo comprarli online, però poi dopo con le spese di spedizione. No, ho detto, tanto devo, fra 2 giorni vado a Verona e quindi magari se sono fortunata li trovo anche lì. Allora, c'è la serie Mare, che è questa. Abbiamo Paperina, che si è travestita da sirenetta ed è bellissima, ragazzi, non potete mangiare, non potete capire quanto bella è, con tipo treccia, cioè sembra Ariel, è troppo troppo pucciosa. Sono i plush peluche Tsum Tsum. E c'è anche l'applicazione Tsum Tsum, che è anche carina tutto sommato. Quindi questa, e questi venivano tutti, aspettate, non mi ricordo, 2,50 euro se non sbaglio. Quindi abbiamo Paperina, poi Minnie, poi chissà perché Minnie con la coroncina, non lo so. Questa mi piaceva un pochino meno, però una sirenetta ci stava, così insieme sono troppo cute. E poi non poteva mancare Paperino, granchietto, guardate quanto è puccioso, con gli occhi così, brava, cioè bellissimo. Effettivamente potevo prendere anche solo loro due, guardate che carini che sono insieme, sono bellissimi. Sapete che questa parte qua dei Tsum Tsum poi serve per pulire gli schermi, appunto del cellulare. Quindi allora abbiamo la serie, queste tre, non stanno qua, tranquilli. Comunque c'era anche Topolino e anche Pippo, non mi ricordo se anche Pluto, però non mi piacevano e quindi ho lasciato stare. E poi ho preso questi, che sono i personaggi di DuckTales. Io adoro la serie TV di DuckTales, fin da piccola mi piace tantissimo, e l'hanno rifatta, quindi abbiamo qui Quo, Qua e Gaia, e poi Zio Paperone. Guardatelo, cioè è troppo forte, con anche il suo bastone, la tuba in testa, la tasca, gli occhialini qua li intravedete. Gaia è carinissima, cioè sono fatti veramente molto molto bene. Credo che comunque pagarli 5 euro mi sembra un po' tantino per dei mini peluche, 2,50 euro tutto sommato mi sembra anche un prezzo onesto. E qui abbiamo qui Quo e infine qua. E hanno proprio le espressioni quasi del cartone, cioè sono troppo carini. Bene, quindi questi sono gli acquisti che ho fatto in questi 2 giorni di ferie, mettiamole così. E come vedete c'è abbastanza cose, un po' per tutti i generi, come sono io, un po' tutti i generi. Spero che vi siano piaciuti anche voi. Scrivetemi la cosa che vi è piaciuta di più. Cosa ne pensate di Primark? Cosa ne pensate, vabbè, di Tiger, del Disney Store? Che dire? Metterò poi le foto su Instagram, quindi eventualmente seguitemi anche su Instagram. Sapete che potete trovarmi anche su Facebook, su Twitter e su Tumblr. Io vi saluto, mi raccomando, tanti pollicioni in su. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!